I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep it going. Bike Show TV, adesso è Talk Show. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. Nicoletta Nodari, responsabile marketing del polo ricettivo Life Source, in questa splendida location, una serata speciale, è un'eccellenza. Sì, la proprietà un anno fa ha voluto inaugurare un nuovo concetto di ospitalità con questo polo ricettivo. Abbiamo infatti all'interno tantissime experience, partiamo dalla food experience che è protagonista questa sera con le Terre Gourmet Restaurant, dove avremo il piacere di ospitarvi con la cena dei campioni, è capitanata dal nostro chef stellato Enzo Pettè che gestisce tutti gli altri ristorativi. Abbiamo infatti anche l'Onda Bistrò che è un'anima un po' più pop per pranzi e happy hour, fino ad arrivare al nostro rooftop Atmosfere che è una terrazza plein air dove si possono gustare dei drink con dei tramonti pazzeschi. Arriviamo poi al Life Hotel 4 Stelle Superiors con le sue 126 camere e suite che riprendono tutti il tema della natura con delle fotografie di wildlife veramente uniche, fino ad arrivare all'ultima experience che è veramente un'eccellenza con la Life Clinic, dove vengono effettuati degli interventi in day surgery con delle tecnologie veramente avanzate. Quindi possiamo dire che è una location green. Sì, assolutamente, non lo diciamo noi, ma la certificazione LEED Gold che ci è stata assegnata grazie ai criteri di sostenibilità ambientale che abbiamo ottenuto sia in fase di costruzione dell'edificio che anche di gestione. Pensate per esempio che la pressione dell'acqua è di 3 bar e questo garantisce non solamente un rispetto della natura e quindi evitare gli sprechi dell'acqua, ma anche a un utilizzo confortevole dell'acqua all'interno del nostro edificio. Qui siete veramente in Bergamo, quindi alle porte proprio della città, avete veramente la possibilità di offrire tanto a chi ama anche fare cicloturismo, a chi ama comunque visitare, fare turismo, e poi offrite veramente tanto all'interno.
Oltre all'experience che vi ho appena citato, abbiamo cercato di sviluppare anche dei servizi, delle coccole particolari per gli ospiti che vengono a trovarci. Partiamo da qualcosa che abbiamo in comune, la bike experience ovviamente, ecco perché ci siamo conosciuti. Tra le opere di urbanizzazione che la proprietà ha realizzato per costruire l'edificio c'è la ciclopista che va a collegare due quartieri di Bergamo, quindi anche un'opera pubblica molto importante, collega il villaggio degli Sposi con il centro cittadino e abbiamo quindi sviluppato il servizio di e-bike. Ci sono delle e-bike a noleggio con anche dei tour guidati che vengono fatte con delle guide che ci porteranno alla scoperta del territorio, molto importante visto anche il tema della capitale della cultura che vedrà protagonisti Bergamo e Brescia proprio quest'anno. Ma poi ci sono tante altre esperienze, Wine Experience, la spa, piuttosto anche che tutte le attività MICE Incentive grazie alle sale eventi e congressuali che abbiamo all'interno del polo ricettivo. Pensate che possiamo ospitare eventi fino a oltre 200 persone grazie alle capacità delle due sale che abbiamo. Bene, questa sera a cena coi campioni, quindi una serata speciale con grandi campioni ospiti qui per questa cena stellata e diciamo ai telespettatori venite a visitare, venite a Life Source. Esattamente, noi siamo molto emozionati all'idea di questa serata, ci fa piacere condividere questo momento particolare per sperimentare la nostra gourmet experience in una chiave differente e aspettiamo anche tutti gli ospiti durante le aperture dei nostri altri ristorativi che sono tutti i giorni di fatto dell'anno. Essendo un polo ricettivo, per dare un servizio alla città cerchiamo di offrire un servizio continuativo. Bene, grazie a Nicoletta Nodari, grazie a Life Source e inizia la serata. Assolutamente, buon divertimento a tutti. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Bene, buonasera e benvenuti. Buonasera e benvenuti a questa cena con i campioni. Tanti campioni qui presenti e tante personalità. Prima di iniziare io vorrei far fare un saluto al Presidente della Federazione che è venuto qui comunque per omaggiare anche i suoi atleti azzurri della Nazionale, Corpiano Dagnoli. Sì, buonasera a tutti e grazie per questo invito e complimenti per l'organizzazione di questa bellissima cena, un evento che ha un po' il prologo di quello che è la nostra festa di domani, perché domani noi festeggeremo 130 medaglie, una nostra binaria per la federazione. Oggi già qui avete un assaggio di alcuni medagliati nostri, la presenza femminile qui da Porta Rosa è predominante perché ormai il ciclismo femminile è in grande crescita e le nostre atlete lo dimostrano, però il nostro ciclismo è in grande salute e noi siamo veramente felici e orgogliosi di poter festeggiare la nostra binaria. Per cui complimenti, la compagnia è bellissima, la location è stupenda, per cui gli ingredienti ci sono tutti per una serata meravigliosa. Grazie Corpiano, tante campionesse, tanti campioni azzurri nelle varie discipline, tanti campioni che hanno scritto anche la storia. Assolutamente sì, c'è tutto, c'è un po' dalla storia al presente e magari ci sarà anche il futuro. Bene, grazie a Corpiano, io farei un bel applauso al Presidente. Grazie ancora. E noi partiamo con questa serata, mi accordo perché innanzitutto mi alzo un attimino prima di iniziare perché saluto i miei ospiti questa sera partendo dall'inizio con Beppe Turbo Guerrini. Il numero uno della storia del ciclismo italiano perché è il più vincente, Francesco Moser. Campionessa di ciclocross, recente anche protagonista della Coppa del Mondo di Val di Sole, Silvia Persico. Campione del mondo anche la squadra con il ciclocross, poi ci racconterà. Campione del mondo, eliminator, mountain bike, cross country, Gaia Tormena.
campione del mondo, non una volta, dopo ci racconterà di più, Chiara Colsonghi, storica medaglia d'oro dell'inseguimento delle donne, poi abbiamo Barbara Guarischi, e poi abbiamo Silvia Zanardi, sempre grande. Altri ospiti abbiamo Lorenzo Rota, che è mondiale di una stagione bellissima, Fausto Masnada, Yuri Zanotti, campione del mountain bike, vice campione del mondo, dall'altra parte abbiamo Andrea Schiavone, il fisio, noi lo chiamiamo il fisio, fisioterapista dei VIP e dei campioni, perché tanti personaggi vanno a lui, Andrea Schiavone. Abbiamo il CD della Nazionale delle Donne, qui con le sue atlete, qui Paolo Sargalli. Poi abbiamo la nostra madrina della serata, che conduce come programma, Nicole Licini. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Io inizierei questa prima parte della trasmissione, della puntata, partendo dalla nostra destra, diciamo, con i nostri protagonisti, i nostri ospiti. Partiamo con un padrone di casa, dai. Partiamo con Bergamasco, quindi Beppe Turbo Guerini. Io mi siedo intanto. Grazie mille. Quindi Beppe Guerini, ci siamo visti già prima, ha vinto due tappe del Tour de France e una al Giro d'Italia, dove si classifica terzo per ben due volte, soprannominato Beppe Turbo dai suoi tifosi, giusto? Ci abbiamo già spiegato. Sì, che prima. Poi c'è un aneddoto Beppe Turbo, io ho letto. Perché io pensavo, sai, ho sempre pensato Beppe Turbo perché va forte ciclisticamente e uno pensa a questo, invece perché abiti vicino a una centrale dove c'è la turbina, è vero? Centrale elettrica, quindi a scuola eravamo due Giuseppe, quindi per distinguerci ero Giuseppe Guerini, quello che abita vicino alla centrale elettrica, quindi Beppe, tieni il microfono, Giuseppe che... Turbina e Beppe Turbo. È per quello, vedi? Il soprannome di Beppe Turbo, che non ha niente a che fare col ciclismo, ma legato proprio alle scuole, al periodo delle medie e alle medie. Da lì poi mi è rimasto. Tra l'altro, un aneddoto carino che tutte le volte parliamo, tu hai vinto l'Alpe d'Huez, una tappa al Tour de France storica, però tutti ti ricordo perché... All'ultimo chilometro più o meno, cioè, ah, sì, uno spettatore ti ha fatto cadere quando eri in testa e ha rischiato veramente tanto. Sì, alla fine tutti ricordano la caduta, però poi nessuno ricorda che ho anche vinto. Mi sono rialzato. Si ricorda di più la caduta. Ho vinto la Tuez con la caduta. Non è che sono caduto. La doppia vittoria. Per cui sì, sono la vittoria più importante della mia carriera, quindi inaspettata, però se sulla Tuez rappresenta un po' il mondiale per gli scalatori, per noi, per chi corre il Tour de France, è la salita più importante, la salita dove tutti vogliono vincere, e quindi vincere lì è veramente è qualcosa che ti rimane nel cuore, di unico. La sita è come essere in uno stadio a cielo aperto, per cui è bellissimo. Bene, grazie Beppe, grazie poi mille. Ci rivediamo durante la serata. Adesso arriviamo Francesco Moser con un pezzo forte. È un pezzo da 90, come dicono. Francesco, tanto beh, dire le vittorie che hai fatto, dovremmo stare qua due giorni a raccontare, perché 273 vittorie in carriera. Pensate che, attenzione, perché magari non tutti lo sanno, è il più vincente della storia italiana, ma il terzo di tutti i tempi, dietro a Merckx, poi Francesco e Van Looy. Quindi ragazzi, io farei solo un applauso, perché veramente Francesco è la storia del ciclismo. E poi Francesco, la passione però rimane sempre tutta la vita, giusto? Vabbè, per forza, uno che è stato la cosa principale della sua vita il ciclismo non può dimenticarsi, no? E ricordo un po' tutte le tappe che ci sono fatte per arrivare fino qui. Io vado ancora un po' in bici, ma senza, solo per passatempo, ecco. Inverno mi diverto anche a sciare, faccio un po' di sport così per mantenere
la condizione. Anche quando conosci... correvamo, noi facevamo praticamente dalla prima gara fino all'ultima, si faceva tutta la stagione, io facevo anche qualche 6 giorni durante l'autunno o la primavera, inverno, era febbraio quando... E li vincevi, poi diciamo... Facevamo anche... Milano e Parigi e Stoccarda, Grenoble, insomma un po' di 6 giorni le ho fatte, quelle non contano, le vittorie 6 giorni non fanno parte delle vittorie, no? Sono fuori dai 273, perché quindi... sono quelle solo su strada, neanche il record dell'ora non sono considerate vittorie, no? E poi diremo un'altra statistica, perché io non lo sapevo, invece Francesco è molto più preparato, una testata straniera ha fatto un calcolo dei corridori invece di piazzamenti nella storia nei primi 5 e non è terzo ma è secondo, quindi a ruota di Eddy Merckx, quindi sì, hanno fatto questa speciale classifica tenendo conto non solo delle vittorie ma anche dei piazzamenti nelle gare importanti. Io ho fatto anche 3 volte secondo al giro e tante classiche, insomma, i mondiali, e in questa classifica primo è Merckx e secondo sono io. Ci sono nei primi degli italiani, ci sono Bartali, Coppi, Gimondi e nomi proprio, e anche Saronni, il rivale storico di Francesco, poi rivale, poi sono negli ultimi anni abbiamo visto meno rivalità e più amicizia di tavola anche, Francesco, no, giusto? Finalmente insomma le cose si sono calmate. C'è pace. Perché appena smesso Giuseppe aveva sempre qualche battuta da fare. Dico, guarda, gli un giorno ho detto le corse, dico sono finite. Adesso non possiamo. Non corriamo più. Bene, grazie Francesco, poi ci rivediamo grazie dopo mille. durante la cena. In questa prima parte della trasmissione adesso abbiamo la campionessa di ciclocross, quindi Silvia Persico, intanto benvenuta Silvia, intanto sei proprio fresca della gara di Coppa del Mondo, ti vedo che è un pochino di rabbia, fresca, forse ho detto la frase fresca. Congelata, c'era un po' di ghiaccio diciamo. Un po' di ghiaccio, sì, abbastanza ghiaccio. Che io lo vorrei dire la mattina a un mio amico, gli ho scritto dovrebbero buttare un po' di sale forse. Non... Buttato, ma non è attenzione, ti diamo un microfono. Credo così. Che l'abbiano buttato, ma non è abbastanza. Non era abbastanza. No, non era abbastanza. Beh, intanto sei grande protagonista in questo 2022, iniziato con un campionato del mondo vinto nel team relay, giusto? Sì, esatto. Però tu sei stata grande protagonista nella stagione anche con il Tour de France, un podio importante, un terzo posto, giusto? Sì, quello è... l'ultima tappa è stata davvero dura, però comunque ho colto un terzo posto e il quinto posto nella classifica generale. Però una grande soddisfazione il Tour de France e anche la stagione. Beh sì, quello sicuramente, appunto partendo già dal ciclocross e poi finendo con il mondiale su strada con il terzo posto, quindi sono soddisfatta. Dei podi importanti, dai. Sì, dai, sono soddisfatta. Ma hai qualche Speriamo cosa? Di migliorare. L'obiettivo adesso, perché ti vedo... Beh, l'obiettivo credo sia, vabbè, l'italiano di cross e poi vorrei provare a vincere il mondiale di cross per poi passare sulla strada. Allora, domenica Val di Sole... Sei partita a bomba, giusto? Sì, sono anche caduta subito. Sono partita bene, però troppo per forte. La prima curva. Diciamo che non sei caduta da solo, però siete entrati forti anche in quella curva. Era veramente difficile il percorso, diciamo? Beh, sì, era davvero difficile, più che altro era tanto ghiacciato, come ho già detto prima. E io comunque non ho una guida molto leggera, quindi diciamo che spesso mi trovavo appunto per terra, però dai, ho colto un quarto posto, non sono soddisfatta, però me lo faccio andare bene. Bene, complimenti intanto. Grazie. Comunque. Complimenti. Allora, in questa prima parte adesso siamo arrivati alla mountain bike, perché allora, 20 anni, giusto? Gaia Tormena, giusto? Io se mi alzo faccio la figura tutti giovanissimi comunque. Va bene. Allora, Gaia Tormena, intanto 20 anni, giusto? Ti diamo il microfono. 3 volte campionessa del mondo, 4 coppe del mondo, 3 europee, italiani. Io farei solo un applauso anche perché veramente... hai già scritto una parte
importante della storia, soprattutto per la mountain bike, perché così tanti titoli, non c'è, diciamo che io arrivando dalla mountain bike è raro i mondiali italiani, diciamo, e quindi sono molto più apprezzati. Qui tu hai fatto un triplete, quindi com'è? 20 anni e aver già vinto così tanto? Intanto ciao a tutti e grazie mille dell'invito. Beh sì, diciamo che mi fa piacere essere parte di questa parentesi di storia del ciclismo italiano. Oltre ai titoli, quello che mi fa più piacere è il fatto di aver portato i colori, in alto i colori della mia nazione, in una disciplina diversa dal cross country olimpico, dove fino a 4 anni fa, anno in cui ho iniziato, non c'era nessuno a fare presenza regolare in Coppa del Mondo, ecco. Quindi questo non può che rendermi fiera ogni volta che sento l'inno di Mameli in qualche parte del mondo dove vado a gareggiare. Mi emoziono perché, essendo comunque l'unica italiana a gareggiare regolarmente nell'Eliminator, mi sento anche addosso tutto il peso comunque di coloro che non ci sono, ecco. Bene, complimenti, perché ragazzi, parte a bomba, ha una grinta paurosa, perché se guardate anche, seguite sui social, vedrete anche che fa vari salti non così facili, perché quindi ti diverti con la mountain bike? Sì, è sempre stato così fin da piccola, tanto che a volte ci confrontavamo tra amiche, tra ragazzine che andavano in bici, chiedendo le percentuali di divertimento e pura preparazione, e io dicevo sempre che il divertimento è alla base di tutto, e la mia percentuale di divertimento è sempre stata altissima, anche 80-90%, perché credo che tutti noi qua ci divertiamo nel fare quello che facciamo, e altrimenti non ci sveglieremmo tutte le mattine per andare ad allenarci dando il nostro 100%, e a fare sacrifici. Quindi complimenti, facciamo un bel applauso a Gaia, complimenti. Grazie. La nostra prima parte dal programma televisivo si conclude qua, adesso inizieremo con la cena, quindi ricordiamo, siamo a Life Source qua di Bergamo, cena stellata con Enzo Pettè, lo chef che poi ci saluterà durante la serata, e iniziamo con la nostra cena e ci vediamo dopo, tra poco. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in trasmissione. Ripartiamo con i nostri ospiti questa sera. Allora, partiamo con Chiara Consonni. Ciao Chiara. Adesso ti facciamo avere anche il microfono con Nicole, così almeno puoi parlare. Grazie mille Nicole, attenzione. Beh, intanto benvenuta. Grazie, allora, grazie mille dell'invito. Allora, una stagione, come la puoi descrivere la tua stagione? Beh, in una parola direi fantastica. La ciliegina sulla torta è stata il mondiale vinto con le mie compagne di nazionale. Ci conosciamo da quando eravamo piccoline, siamo un gruppo affiatato anche di amiche, quindi è sempre bello condividere con loro queste emozioni. Tanto una vittoria storica, perché è la prima della nazionale femminile nell'inseguimento, giusto? Esatto, sì. Beh, io farei un applauso comunque, perché ragazzi, una mondiale. Però, Chiara, Wikipedia ci si perde, secondo me si perde anche Wikipedia, perché quanti mondiali hai vinto ad oggi? 4, 2 quando ero più piccolina sempre nell'inseguimento a squadre, e uno nella Madison. Fa fatica a ricordarsi di lei, quindi. Ma europei? Europei abbastanza, diciamo che quando 10, eravamo più piccoli. No, 8 penso. 8. Cavolo, 8, solo 8 ne ha vinti, quindi. No, adesso tu hai 20? 23 anni. 23 anni, ragazzi, e ha vinto già tanto. Quali sono gli stimoli ancora per gli obiettivi? Perché quando si vince tanto poi si dice ecco, ho vinto troppo, poi invece c'è sempre la voglia.
Sì, beh, sicuramente in pista siamo riusciti quest'anno a raggiungere il miglior risultato di sempre e l'obiettivo è quello di riconfermarsi. Abbiamo ancora più pressione addosso, quindi non perdersi via mai e continuare sempre a impegnarci al 100% e ripeterci magari, speriamo, nei prossimi anni. Bene, intanto complimenti, poi domani grazie verrete mille. Premiati dalla federazione per il giro d'onore, giusto? Esatto. Quindi una grande, certo che durerà ore, perché tutte le medaglie che vincete e le ragazze che sono qua al tavolo ne hanno vinte veramente tante, allungate sempre la premiazione della federazione, giusto? Sì, sì, è vero, ogni anno sempre di più, ma per fortuna, per far vedere anche che il movimento italiano c'è in tutte le discipline, quindi è sempre bello ritrovarsi e vedere tutti i risultati che siamo riusciti a ottenere quest'anno. E sentire i giornali, i media che dicono siete la forza, perché le donne siete il medagliere più importante della federazione, dell'Italia, della nazionale. Sì, beh, anche grazie ai media il movimento femminile è cresciuto in questi anni, quello della pista ma anche quello della strada, grazie anche a Silvia e tutte le mie compagne sedute qui accanto a me, quindi è sempre bello e dà anche più stimolo vedere che più gente ti segue e che siamo riconosciuti anche magari in giro, quindi anche una motivazione in più. Bene, complimenti. Grazie. A Chiara Consolni. Andiamo avanti con gli ospiti, quindi Barbara Guarisi, benvenuta Barbara. Sì, sì. È uguale. Tanto benvenuta. Allora. Grazie. Un pochino più di esperienza te nel mondo, qualche anno in più. Sì, diciamo che io, al contrario di Chiara che ne ha 23, ne ho 32 di anni, quindi. Però il mondiale l'hai vinto anche tu in carriera? No. Sì, un mondiale a cronosquadre ho vinto. Vedi, allora. Sì, un mondiale a cronosquadre. Conta anche quello. Sì, quindi. Conta anche quello. Però tante vittorie, una carriera come fino ad oggi? Sono molto contenta della mia carriera, nel senso che non ho saltato, tra virgolette, nessuno step. Sono partita da piccolina e piano piano sono riuscita a costruirmi da sola, con l'aiuto delle persone in fianco che sono state fondamentali. Sono arrivata a questi ultimi due anni che farò, forse ultimi due anni, vedremo. Comunque già messo un forse, attenzione. Comunque in una delle squadre più forti del ciclismo femminile e comunque è un orgoglio per me. Barbara, il forse è perché comunque ti diverti, hai trovato stimoli nuovi. Quest'anno è stata una stagione come? Sì, quest'anno diciamo è stata un po' una riscoperta grazie anche alla federazione, a Paolo che mi ha dato una grande possibilità, a Marco Villa che ha aperto le porte alla pista, che è stato il mio primo amore e tuttora è una grande passione. E per fortuna sono riuscita a ricompensarli con delle vittorie e questo mi ha fatto molto piacere, perché al giorno d'oggi non è semplice trovare delle persone che ti danno un'opportunità e comunque è stata una grande emozione. Obiettivi adesso per il 2023? 2023 sicuramente grandi obiettivi, grande squadra, grande lavoro invernale che sto facendo già da ora e l'impegno sarà veramente massimo. In questi ultimi due anni vorrei dare tutto quello che ho, arrivare fin dove arrivo e se scoppio non avrò rimpianti. Sì. Complimenti, facciamo un bel applauso a Barbara. Grazie. Complimenti. E siamo arrivati a Silvia Zanardi. Ciao Silvia. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, ti vedo a tuo agio col microfono. No, tanto. Ho visto già che era lì pronta, stavi studiando la situazione. No, non mi piace tanto. Bene, tanto Silvia, una stagione come la puoi vedere questa tua stagione, risultati, qualche rimpianto, soddisfazioni? No, dai, sono abbastanza soddisfatta, sono comunque riuscita a portare a casa le quattro maglie dell'Europeo come l'anno precedente, quindi
sono soddisfatta. Ho qualche rimpianto magari ai mondiali, che quest'anno era il primo anno che potevamo partecipare anche noi un po' più piccole, Under 23, però sicuramente sei soddisfatta? Sì, ora penserò al mio futuro e al prossimo anno. Beh, anche tu hai già un bel, sei ricco di vittorie come maglie, come titoli. Sì. Ho vinto anche l'anno scorso l'Europeo Under 23 su strada e spero di far meglio anche nei prossimi anni. Ecco, ogni anno sempre meglio. Sempre meglio, l'obiettivo cresce, quindi l'obiettivo. Sì, crescere e appunto come diceva Barbara, non saltare gli step perché è molto importante. Allora, una volta si parlava dell'Olanda, l'Olanda era, diciamo, del ciclismo femminile, l'Olanda, adesso si parla di Italia. Giusto? Sì, sono molto contenta infatti di far parte di questa nazionale, siamo tantissime e come mi dicevano anche le altre mie coetanee straniere, mi dicevano è difficile già solo partecipare a un europeo per voi italiane, perché siete tante, tutte forti e il livello si è alzato. Sì, e quindi questo stimola un po' anche le ragazzine, abbiamo visto il movimento femminile, abbiamo visto veramente crescere in Italia. Una volta io quando pedalavo vedevo poche donne in bici, adesso invece sono tante ed è bello. Sì, è bellissimo ed è giusto che sia così e che continui a essere sempre, sempre più grande questo movimento. Bene, complimenti. Grazie. A Silvia. Grazie. Facciamo un bel applauso a Silvia che non ama il microfono. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.